Giancarlo Garbocci, 90 anni, il parrucchiere più longevo d'Italia, ancora in attività qua a Viareggio. Giancarlo, quando hai iniziato? Io ho iniziato finita la quinta e allora avevamo una classe di un 30 passati ragazzi e ce ne fu tre o quattro che continuarono un po' gli studi, allora c'era l'avviamento e poi tutti stanno al lavoro e io andai al lavoro con mio padre, andai, faceva il barbiere, c'era mio papà, mi faceva il barbiere mio nonno faceva il barbiere Zarto, il mio bisnonno faceva il barbiere Zarto, noi si viene da Lucca, siamo venuti a Viareggio nel 1796. Quando ha iniziato l'attività qui a Viareggio, dopo la quinta elementare? Dopo la quinta elementare nel 39. Nel 39 venni in bottega con mio padre e mio padre invece di tenermi in bottega mi mandò da un barbiere in passeggiata, proprio vicino a Guardia Gagliano, al Bar Roma, dove c'è il Bar Roma, al Bagno Roma. E lì mi ricordo a fare cazzo di bottega, perché allora per una confidenza per imparare il mestiere, per stare in bottega, ti mandavano da un altro. Ed infatti lì era anche per donna, tant'è vero che c'aveva due figlioli che mi volevano anche insegnare anche per donna. E mi ricordo che a quell'ora il tram, io pigliavo il tram 50 centesimi da Piazza Grande qui fino alla Fossa della Pata era 50 centesimi e passava da lungo il viale della passeggiata dove ci sono i giardini, passava di lì il tram e poi quando arrivava al Marco Polo girava dal Principe di Piemonte, allora dal lato destra ripartiva e era... Una Viareggio completamente diversa. Sì. Chi sono i clienti suoi di oggi? I clienti di oggi, che vorrei, io ho 90 anni, i clienti di oggi, ho clienti affezionati, c'ho anche il passaggio di clienti, tanto è vero che anche per le barbe che non ne fa quasi nessuno fanno sempre gli elogi quando viene qualcuno anche di fuori, per la mano, sempre la mano leggera, Emiliano. Come è cambiata Viareggio in questi 70 anni? È cambiata, non si riconosce più. Viareggio 80 anni fa, perché io parlo di prima della guerra, era tutta un'altra cosa, Viareggio era un paesone, c'era, prima volta la passeggiata era bella, c'era tanti bei locali, Bar Milano, Bar Gonnella, il Fappanino, il Fappane, c'era poi, non c'erano tutte le ose, ci sono la plastica, quella lì, era tutte poltroncine. Poltroncine, seggiolini e ombrelloni, era qualche cosa di bello. Una Viareggio elegante, sicuramente. Elegante. Giancarlo, un'ultima domanda, un ricordo particolare di questi 70 anni di esercizio di parrucchiere, 90 di età, se ti chiedessi cosa ti ricordi, qual è il ricordo più bello? Il ricordo più bello era quell'ora, per esempio, il nostro mestiere c'era tante barbe a quell'ora, noi c'erano abbonamenti, avevamo l'abbonamenti, mi pare che c'era per esempio chi si faceva la barba tutti i giorni, meno che il lunedì perché era chiuso, era 35 lire il mese, poi c'era quelli che si facevano la barba tre volte la settimana, era 20 lire il mese e una volta a capelli. Poi c'era quelli che si facevano la barba due volte la settimana, allora era 15 euro. E si lavorava, si lavorava. La domenica si faceva 50-60 barbe, i capelli la domenica non si facevano, si lavorava fino alle 2.
Un'ultima cosa, Giancarlo, questo negozio si fanno solo discorsi a bischero, sì, questa perché, è una frase via regina. Sì, perché vedi, io non ho sentito tanti discorsi a bischero, ho sentito anche discorsi quando si, in tempo di guerra, noi avevamo la bottega lì in via San Francesco sull'angolo di via Paolina e davanti c'era il bar degli squadristi. Allora, in tempo di guerra, quando gli italiani occupavano Massa Matrucche, allora venivi tutti fuori, li vedevi, poi lo perdevi, no? Poi occupavano l'altra Massa Matrucche e poi c'era un'altra città, che ora non mi ricordo bene. Poi si perdeva e allora tutto un silenzio, poi si ripigliava e allora Tobiche. Siamo stati in un periodo fino al 43 cominciarono, ci fu la svolta subito, mi ricordo. Giancarlo, con questo mi ricordo ci lasciamo perché abbiamo un impegno. Oggi è stata la presentazione di questo parrucchiere, appunto novantenne, che esercita ancora. Ci incontreremo a Caffè Le Rose proprio per raccontare la storia di Viareggio in tante puntate. È un appuntamento. Perché questo ti dico una cosa. L'8 ci fu l'armistizio, il 9 venne un tedesco a farsi la barba e mi ricordo come fosse ora. Levò la pistola e l'ha messa sul lavandino. Ricordo. E poi si fu lo sfondamento, che bello fu. Ah.